Il presidente Ferrero qualche settimana fa, un paio di settimane fa, ti ha fatto una dichiarazione d'amore in diretta e tu hai risposto che comunque tu ami tua moglie. Sì, sì. Ma anche altro ieri hai cantato una canzone, ho visto su altra trasmissione sportiva. Ah sì, tipo Passerotto non andare via. Sì. Vabbè, lui è forte. Ma vuoi rispondere? Vuoi cantare una canzone anche tu? Che musica ti piace? Che musica ti piace? No, io ascolto tutto, però mi piace la musica mia, serba. Sono, non so, diversi cantanti, la folk o così, ma perché da noi quando si fanno le feste e tutto, allora si fa solo questa musica qua. Perciò è un po' mentalità diversa qua, perché da noi si balla sui tavoli, si fanno le cose, si rompono i bicchieri, si fa un po' di casino. Beh, non ho mai capito, perché si rompono i bicchieri? È un segno di buon augurio? Ma tipo, così, magari una volta butti per terra, una volta butti in testa qualcun altro. Così. Avete qualcosa di... Giurgeptan. Non ho capito. Giurgeptan, conosciamo. Com'è la pronuncia? Giurgeptan. Giurgeptan, sì. Vuol dire qualcosa? Cosa significa? No, Giurgeptan, questa è una... A parte, il nostro paese, ogni famiglia c'è un santo protettore, no? Ogni famiglia? Sì, il mio santo protettore è San Nicola, che si festeggia il 19 dicembre. Poi c'è Giurgeptan, che è santo protettore dei zingari, che si festeggia il 6 maggio. E questa canzone, sei canzone, no? Sì. È l'inno dei tifosi di Stella Rossa che si fanno chiamare zingari. Ah, ok. È canzone di un vecchio, sì. Un vecchio, come si dice? Un gruppo vecchio. Si chiama Bottone Bianco, Biello Dugme, che è praticamente il gruppo di Goran Bregovic. Sì, certo. E lui era, diciamo, capo di questi, adesso lui fa da solo. Mamma mia, potresti fare il DJ? Vai. È questa? E mozzore, è una canzone. Sapete tutto, dicono.